un po' di roba per me. E perché? Che sarà una tragedia. Sentite, io sono un giornalista, li capisco, ragazzi. Tira fuori tutto, veloce, veloce. Andiamo, che bevi per culo, sbrigati, andiamo. Dove cazzo? Mi aiuti! Dove vai? Dove cazzo? Dove cazzo? Vieni con me. Vieni fuori. Cammina, cammina. Stai fermo così, non te devi muovere. Stai buono così. Buono. Stai buono, l'ho detto. Troppa gente, cazzo, troppe denunce. Mo' quelli ci stanno appresso. Che cazzo ci siamo entrati a fare dentro quella strada? Non era una strada, era un imbuto del cazzo, eh. È fatta, raga. Quando l'azione finiva e la paura passava, ero sempre in una specie di sicurezza eccitata. Sono rimasti come tanti struzzi, eh? Si tornava a casa e mi sentivo bene, lucido e invulnerabile. Sangue, cazzo. Ogni volta perdevo un po' di sangue e mi ritrovavo addosso il sangue delle vittime. Non stavo a guardare, avevo paura e volevo i loro soldi. Uomini e donne, erano tutti uguali, gente da farsi. E tutti noi pensavamo che loro avevano avuto un destino migliore, anche se questo non lo dicevamo mai. Avrei voluto che intorno a ogni rapina non si verificasse il minimo rumore. Avrei voluto che funzionasse subito quella specie di patto d'acciaio che gli proponevamo. Noi abbiamo la pistola, dateci i soldi e non succede niente.